Tra qualche istante Piazza Pallone, la nostra consueta rubrica che parlerà di Mantova a 360 gradi, commenteremo l'ultima vittoria, la prima vittoria in campionato dei biancorossi, 3-0 contro il Pavia con un Caridi superstar, poi sentiremo tutte le interviste del dopopartita di Matteo Bompieri, sentiremo Paro, sentiremo Caridi con tanto di figlioletto e i nostri ospiti. Ci sarà Angelo Siniscalchi, il difensore dei biancorossi, e Pierangelo Avanzi, allenatore degli esordienti 2004, che saranno presenti come pubblico qui in studio. E poi come sempre la Marcord di fine trasmissione, insomma andremo a vedere cosa ha fatto il Mantova 10 anni fa. Come sempre Piazza Pallone tutti i lunedì, mi raccomando non mancate anche a questo appuntamento. A dopo. Allora bambini, lo facciamo forte l'applauso? Facciamo una forte l'applauso. Gli esordienti 2004 del Mantova, tra l'altro è andata un po' male nell'ultima partita, però siete stati bravissimi, aveva detto l'allenatore, perso 3-2 col Chievo, né? Fatemi sì, ditemi di sì. Bravi, perché è vero, insomma. Benvenuti a Piazza Pallone. Allora, finalmente possiamo sorridere in questo lunedì della nostra, del nostro consueto appuntamento a parlare di Mantova. Come sempre poi tutti i saluti vanno fatti ai tanti che ci chiamano dall'estero, perché in streaming viene visto il Mantova un po' da tutte le parti del mondo. Salutiamo i nostri amici che ci chiamano sempre dall'Olanda, poi anche un paio di mantovani che seguono i biancorossi dall'Australia. Insomma, siamo qua e noi vi salutiamo. Allora, Mantova che ha battuto 3-0 il Pavia, sembrava spacciata la formazione biancorossa per come stava giocando prima del match di sabato il Pavia, il Mantova in crescita, insomma sembrava davvero una partita molto difficile, lo è stata difficile, però il Mantova ha fatto un partitone, una partita assolutamente stupenda, oltre ad aver fatto 3 gol ha sfiorato almeno 3 volte l'ennesimo gol, insomma è stata veramente una grande gara con un Tano Caridi su tutti, osannato dal pubblico biancorosso, che anche con la squadra ultima in classifica ha osannato Juric, ha osannato Caridi e c'erano 2000 persone, quindi davvero una cifra ragguardevole. Ne parliamo con i nostri ospiti, un bel applauso a Angelo Siniscalchi, difensore del Mantova. Buonasera. Ciao, benvenuto a Piazza Pallone. Beh, hai fatto una vita nel Mantova come allenatore del settore giovanile, ma come calciatore, in tanti se lo ricordano, hai fatto tanto davvero. E poi dopo vorrei parlare di un piccolo aneddoto, vabbè, comunque ne parliamo dopo. Pierangelo Avanzi, benvenuto. Buonasera, ciao. Buonasera. Fate l'applauso al mister. Tra l'altro allenatore degli esordienti 2004, che dopo un po' insomma parleremo di questi bambini che sono davvero molto molto bravi. Allora ripetiamo intanto il risultato, quello del sabato, ormai tutti lo sapete, la vittoria netta del Mantova per 3-0. Un altro saluto, siamo agli sgoccioli insomma di tanti piccoli acciacchi di Claudio Turella, che noi lo aspettiamo lunedì in trasmissione. Ciao Claudio, mi raccomando, forza e coraggio, riprenditi alla svelta, insomma, che ti aspettiamo qui a Piazza Pallone, continua a chiamare costantemente per sapere come va il Manto, insomma Claudio lo aspettiamo lunedì. Allora, andiamo subito a vedere quello che è successo al Martelli sabato contro il Pavia e noi ci vediamo dopo. Ivan Juric lo aveva detto e nel giro di qualche giorno tutto si è avverato. Dopo il pareggio contro la Pro Patria, il tecnico croato era convinto che la svolta sarebbe arrivata a breve, vista la continua crescita dei giovani e la mancanza di alcuni big essenziali. Alla fine quello che è successo sabato al Martelli, e indifferentemente dal modulo 3-5-2 azzeccato per questa squadra, il Mantova è stato trascinato da Paros, Crosta, Zanetti e Siniscalchi e a ruota dal giovane di Sant'Antonio e dal resto della truppa green come Gonzi e Blasé. Menzione a parte va fatta per Gaetano Caridi, identico a quando furoreggiava in B e a salire sbloccato dal gol a lungo cercato. La partita di sabato è stato un monologo biancorosso, partito con un tiro di Caridi al quarto e dal gol del vantaggio di Paro grazie ad una punizione precisa all'angolo destro. A parte qualche timida reazione del Pavia, con sabato il Mantova ha sfiorato subito il raddoppio con Said al 22esimo, giunto davanti al portiere, con Zanetti alla stessa maniera dopo un'azione
strabiliante di Gaetano Caridi. Il raddoppio era nell'area ed è arrivato nella maniera più bella. Cross al 42esimo di Scalise, Caridi raso terra alla Maradona ha infilato il raddoppio. Il tempo si è chiuso con Zanetti ancora impreciso davanti al portiere allo scadere. La ripresa è rimasta nelle mani del Mantova, che sono andati in gol al 15esimo con uno splendido lancio di Zanetti per Zaide, che ha realizzato il gol del capo. Il resto è stata accademia, con Sabato espulso per somma di ammonizioni. Il prossimo match si giocherà in Sardegna, Sassari contro la Torres. Il sogno ora è la continuità. Detto, ridetto e stradetto dopo la partita di sabato, Angelo, come è stato possibile? Cioè, siete passati davvero da prestazioni anche in certi casi con grosse difficoltà, una partita straordinaria come quella di sabato, come te lo spieghi? Ma credo che in queste prime gare credo che la prestazione non sia mai mancata. Sicuramente quella di domenica è stata una prestazione quasi perfetta e siamo contenti di questo. Dobbiamo continuare così perché è soltanto la prima e deve essere la prima di una lunga serie. Esperienza ce l'hai e sei arrivato in un gruppo che sta crescendo. Insomma, Juric ha fatto un po' il mago Merlino dopo la partita con la Pro Patria. Ha detto in sostanza: fa aspettate che abbiamo tutti i titolari a posto, più questi giovani che stanno crescendo, e vedrete che Mantova ci sarà. Tu pensi che possa avere continuità o che sia solo un episodio questo transfer? No, assolutamente sì. Ero fiducioso prima, figuriamoci ora dopo una prestazione del genere contro voi una corazzata come qual è il Pavia. Noi lavoriamo bene, il mister sa quello che vuole, quindi con il giusto mix di giovani e magari un po' più esperti, credo che il Mantova possa recitare un ruolo ancora importante in questo campionato. Match col Pavia a senso unico, si può dire, sì? Ma credo proprio di sì. Siamo partiti forte sia nel primo che nel secondo tempo. Abbiamo gestito la gara, potevamo, come diceva il servizio, andare in rete anche altre 2-3 volte, però siamo contenti. Comunque, come sempre, chiediamo sempre un po' scusa agli ascoltatori che quando ci arrivano gli highlights dalla Lega Pro certe volte omettono delle azioni importanti. Infatti non avete visto le due azioni di Zanetti. Però ovviamente siamo vincolati da immagini che arrivano esclusivamente dalla Lega Pro, non possiamo farle bene o male neanche noi, quindi in sostanza dobbiamo prendere quel che c'è. Quindi avete visto i tre gol, ma insomma le due azioni di Zanetti non le avete appunto viste, la possiamo anche raccontare. Pierangelo, in questi casi il Mantova ha vissuto una estate sicuramente difficile nella costruzione della squadra. In questi casi quando i risultati non arrivano c'è sempre un bivio, no? I risultati non arrivano, ne paga le conseguenze l'allenatore, oppure bisogna aver pazienza. In questo caso sembra che il Mantova abbia avuto pazienza nel momento forse giusto, vista la vittoria di sabato. Ma sicuramente c'è da dar fiducia a Juric, perché da come sta lavorando, sta avendo i suoi frutti adesso in queste ultime gare. Come diceva Angelo, le prestazioni non sono mai mancate, sono venuti un po' a meno un po' i risultati, ma anche dobbiamo tener conto anche della situazione un po' societaria, un po' di infortuni così. Comunque adesso vediamo che la squadra sta lavorando bene e sta avendo i suoi frutti. Qualche voce maligna diceva: è arrivato lo stipendio e il Mantova si è svegliato. Io sorrido anche, sì. Anch'io sorrido, perché non credo sia quello il frutto della vittoria di domenica, anche perché ci siamo sempre impegnati, si è vista la domenica, quindi ma domenica credo che si è vista, non so, quel po' di cattiveria, un po' di voglia proprio di portare a casa il risultato, e è andata bene, dobbiamo continuare ancora così. Cosa rara, Pierangelo, tu hai vissuto Mantova da calciatore, il fatto che è una squadra che è partita comunque male in ogni caso, anche se dà sempre dei segni di vitalità, però osannata dal pubblico. Cioè, è una squadra che stranamente, visto che è sempre stato molto esigente il pubblico di Mantova, a questa squadra è molto legata. Insomma, grande ovazione per Juric, grandi incoraggiamenti anche per i giovani, insomma è una cosa un po' anomala, come te la spieghi? Sì, però c'è da tener conto appunto da tutte le vicende che sono state quest'estate. Dunque hanno capito i ragazzi della Te, specialmente, che questi ragazzi hanno bisogno del loro sostegno. Può essere l'arma in più, perché il pubblico di Mantova ha sempre dato quel qualcosina in più. Qualche volta anche criticando così, però ha sempre avuto bene questa squadra qua. Dunque penso che sia una cosa normale adesso in questo momento. Ho capito. Ho detto...
aspettiamo la moviola, andiamo a vedere la moviola, perché oddio, anche qua non c'è molto da dire, anche nel caso dell'espulsione di sabato è stata una doppia ammonizione, però andiamo a vedere un po' nella, nello specifico, questo è il primo gol. Beh, qua Paro ha risolto tutto per i cavoli suoi, insomma, né Angelo? Sì, sì, credo che è stato intelligente a vedere anche la posizione del portiere. Torniamo ancora indietro, vediamola ancora questa punizione. Dicevi, Angelo, sì, beh... Dico, è stato intelligente a calciare in porta, vedendo la posizione un po' magari non perfetta del portiere, però credo che sia stata una punizione perfetta, ecco. Tu battevi le punizioni come, Angelo, insomma, anche lì in questo qualche caso? Volta. Qualche volta. Beh, no, le battevi, sì, insomma, da te, i bambini, il mister era un signor giocatore, garantisco io. dicevo, questi calci di punizione di solito è la fantasia delle, in questo caso di Paro, come se si prende delle responsabilità, insomma, in questo caso, certo, è stata sicuramente molto pesante, visto che era anche sullo 0-0. Ma, indubbiamente, sicuramente Paro calcia molto bene qua, e secondo me il portiere è messo un po' male, però sai, con tutte quelle persone lì davanti c'hai sempre la paura che qualcuno la tocchi così, e calciare verso la porta in questi casi sicuramente aiuta. Ecco, vediamo quindi la conclusione di questo calcio di punizione. In effetti è stato un po' goffo anche l'intervento di Facchin, il portiere del Pavia. Andiamo a vedere, perché poi io in cronaca ho urlato su questo gol, che è per me stupendo, un gol alla Maradona, perché tu l'hai avuto come avversario Maradona. Ricordiamo che Pierangelo Amanzi era il centrocampista in Serie A quando c'era la Cremonese, insomma, ha avuto anche la possibilità di giocare contro Maradona. Dico questo perché è famoso un gol di Maradona contro il Milan, che l'ha fatto praticamente di testa a rasoterra. Angelo, questi sono gran colpi, Questo infatti ne parlavamo proprio con Tano dopo la partita, è stato un gran gol, perché magari qualcun altro lì ci andava di, magari di collo, di piattone, e magari poteva lanciarla in curva quella palla, invece andando come andando sulla palla come ha fatto Tano, difficile, però ha fatto un gran gol, è stata messa anche una gran palla da Scalise. Paradossalmente, anche quando si, adesso io parlo un po', vediamo se dico giusto, mister, perché certe volte io sono uno che racconta le partite, ma c'è chi è tecnico, giustamente aggiusta le cose. La soluzione di Gaetano Caridi in questo caso era la soluzione anche logicamente, anche se difficile, più giusta, perché non arrivandoci col piede, rischiando magari di andare sbilanciato col corpo, e siccome l'istinto ce l'ha, è andato di testa, certo, a prendere un pallone per tenerla anche bassa, è giusto, certo, così. Quindi insomma, complimenti doppi anche. Complimenti, sì. Complimenti anche per il close, né, Pierangelo? Sì, ha messo una gran palla. Ha messo una gran palla, infatti la rivediamo, guardate. Eh sì. E qua poi il difensore non è che ci poteva far tanto, cosa dici? Sì, perché in quel caso, caso era proprio Danny che si è fatto, sì, si è fatto tagliare, sì. Che si è fatto tagliare un attimino davanti. Sì. Però credo che ha fatto un gran gol. Tanto rischia anche rigore, tra l'altro, perché quando lo perdi così, infatti lui non l'ha toccato per non fare rigore, sperando che magari... Sì, ormai già era andato, l'aveva già anticipato. Ok, andiamo a vedere il terzo gol, perché è stata una gran cosa di Zanetti. Adesso rivediamo ancora lo splendido gol di Caridi, io sono impazzito veramente a questo gol. Guardate che lancio Zanetti, proprio completamente a smarcare Saide, che finalmente è andato in gol, contento davvero. Ma gran lancio di Zanetti, Angelo. Sì, assolutamente sì, penso che Zanetti ha fatto una grande partita, poteva coronare i 90 minuti anche con una doppietta, però sicuramente il gol arriverà. Sono contento per Saio, che finalmente si è sbloccato, era importante per lui trovare la rete, e speriamo che solo la prima. Ecco, qualcuno diceva di fuorigioco, comunque non ha protestato nessuno, anche perché vedete dal lancio, poi se andiamo più avanti, ovviamente qua l'immagine non è felice per valutare questo, visto che c'è molto tempo dallo scatto e non ha protestato nessuno, e il guardaline nel linea, era difficile pensare che fosse dal campo, assolutamente non sembrava fuori gioco. Esatto. Erano posizionati un attimino male con la retroguardia loro. Allora, Angelo, un'altra cosa ti volevo chiedere riguardo a Zanetti. Ieri Zanetti ha fatto una gran partita in fase di costruzione, poi gli è mancato il gol in maniera abbastanza clamorosa. Io qua purtroppo non riesco a farti vedere come è riuscito a sbagliare. In sostanza è capitato due volte davanti al portiere, ha sempre alzato il pallone sopra la traversa. Un consiglio da chi ha giocato, e in quei casi lì cosa deve fare un attaccante? Deve fare gol. No, può capitare, cioè capita in tutte le categorie, a qualsiasi giocatore
certo dobbiamo andare determinati sulla palla, però ci si abitua anche in allenamento a queste cose qua. Dobbiamo sempre far gol, anche in allenamento, anche le palle più stupide così, dobbiamo cercare di buttarla dentro al massimo. Lì bisogna, si dice, quando io giocavo nella Mantovana, tieni il corpo basso, oddio, adesso dico ma sicuramente è una cosa forse importante. Anche perché poi sono mille cose, c'è il portiere che esce, magari ma sta certo fermo fino all'ultimo, perché anche nell'azione di prima di Said, che era arrivato tu per tu col portiere, lì in quel caso il portiere è stato bravo perché è stato, sì, stato fermo esatto, fino all'ultimo, quindi non quella ha del dato, primo tempo. Esatto, sì, e non ha dato tanti punti di riferimento. Quindi abbiamo visto la Moviola, abbiamo analizzato tre bei gol. Tra l'altro, beh, finalmente il gol su calcio piazzato, so che voi li provate tanto, quando vengo a vedere gli allenamenti, insomma fate tante prove su calcio da fermo, ma due gol in azione, questo è importante. Sì, sì, sicuramente, proviamo tanto le palle inattive perché credo sicuramente nel calcio moderno, quando non si riesce a sbloccare la gara, sono fondamentali, credo. Però siamo contenti soprattutto che cominciamo a trovare il gol con continuità e dobbiamo continuare su questa strada. Bene, allora datemi la telecamera, pubblicità con l'applauso dei bambini. Di Piazza Pallone! Stop! Bravi. Allora andiamo a sentire le interviste. Ovviamente adesso si è creato, tra l'altro, una cosa abbastanza simpatica, sempre una sorta di così di mini. Come si può dire, teatrino a fine partita con Di Matteo e Bompieri che insieme fanno la dichiarazione del dopo partita. Insomma, ieri erano finalmente tutti felici e contenti, insomma, poi hanno anche puntualizzato sul discorso societario, insomma, ribadire quello che poi la società ha detto già da un po' di tempo, quello di andare pian pianino a tagliare un sacco di spese che ci sono in questo Mantova, e come è stato addirittura dichiarato, insomma, con i soldi spesi paradossalmente negli ultimi anni nel Mantova sono state spese grandi cifre dall'anno del fallimento fino ad oggi, e insomma adesso bisogna un po' tenere i conti a posto. Andiamo a sentire quindi le dichiarazioni di dopo Mantova Pavia. Dopo. Cioè, la contentezza c'è, però bisogna continuare, perché se non continuiamo la contentezza, cioè, rimangono un giorno e poi basta. Però quello che ho visto oggi, se giochiamo così, qualcuno all'inizio anche di voi non ci credevamo, infatti che noi potevamo, però io abbiamo un allenatore che è eccezionale. Io sono stato due giorni qua in sede e mentre che girava era lì in quell'ufficio lì delle ore e ore a studiare tutta la parte tattica, tecnica, i movimenti e cose, vuol dire che l'allenatore merita tanto anche lui di questa vittoria, di questa squadra, che oggi veramente abbiamo giocato alla grande. Ma non è quello lì, gli stipendi bisogna pagarli, che i stipendi, cioè, sono ragazzi, che gente che lavora, giustamente bisogna pagarli, non è che non puoi dire non vi pago, un lavoro anche il suo, non è che è un divertimento, quello lì stipendi è una cosa, credo non è tutto quello lì, è un pochettino, sicuramente un pochettino la società si è assestato a tutto assieme e riusciamo a essere competitivi tutti e cerchiamo di stare sempre unito con Bompieri, Tirelli, Giovanardi e diciamo Angolotti, non è ancora con noi, voglio dire, non è che adesso non lo vediamo più qua, però vedrai fra qualche mese lo vado a prendere, lo porto qui e sarà assieme a noi anche lui. No, ma non credo che non sia questione di pagamenti la partita di oggi, tanto per mettere in chiaro, perché non vorrei che perché tutti i bravi ragazzi gli abbiamo sempre detto che non c'erano problemi, finché ne avevamo noi tre a Mantova che erano i miei problemi, e abbiamo trovato la persona giusta, perché secondo me è la persona giusta, per il calcio purtroppo sapete che voi cosa è sempre girato e cosa c'era di nuovo. Abbiamo trovato Di Matteo che per me, adesso noi quattro siamo veramente molto legati e non ci saranno problemi di nessun genere. Abbiamo un grande allenatore. Non mi sbaglio, guarda, sono sicuro di quello che dico, io ne ho avuti tanti perché purtroppo dal calcio da tempo che ci sono, li sprona lì, è come se fosse in campo lui vicino a ogni giocatore, dove andare, dove fare, cosa. Cioè, secondo me è un buon allenatore. E poi i giocatori vengono fuori questi qui. Cioè, non è che non penso sia una partita oggi o domenica sia tutta la rovescia, non ci credo in questo. Che anche sabato la mancanza di Caridi si è sentita, secondo me. Se c'era Caridi si poteva far meglio. Qualche punto in più l'avevamo sicuro. Però adesso noi dobbiamo stare uniti e cercare, noi dobbiamo assolutamente salvarci.
perché non possiamo permetterci di non salvare il Mantova. Perché se non guardi i conti non ce la fai, questi qui c'è troppo spreco nella società, diciamo, di questa categoria, di questa Lega Pro, se non controlli non ce la fai. Quindi infatti è troppo che girano intorno, 10 di qua e 2 di là, e 3 di là fanno numero. Numeri, e i numeri sono, dopo alla fine ti mancano. E poi io, tra virgolette, ho trovato delle situazioni, anche se sono stati i 2 mesi o i 3 mesi a guardare i conti, ma ho visto altre cose. Questi 2 giorni sono stato all'interno, che ho visto dei contratti, ancora altri tipi di contratti, non quelli federali, ma anche di altri tipi di scritture che sono salate, ancora lì. Delle promesse fatte ai giocatori, a qualche dirigente dall'interno, che quello bisogna metterla a posto piano piano. Vabbè, la fiducia del mister è stata dal primo giorno in ritiro, anche prima quando mi ha chiamato, e io ho sempre cercato di dare il massimo per tutti, per questa squadra, però non è che stava diventando un'ossessione, comunque ero tranquillo, sapevo che il gol sarebbe arrivato, ma sapevo in primis che sarebbe arrivata la vittoria per noi, perché per come lavoriamo, per come aggrediamo gli avversari, per come giochiamo, cioè era impossibile che anche noi non avremmo vinto una partita. Quindi adesso siamo contenti, godiamoci questo giorno qua, poi da domani penseremo alla prossima partita, che è quella più importante. Una di quei gol dice sempre la famiglia, però in questo caso io vorrei dedicarlo a tutti i miei compagni, perché e allo staff, perché in questi mesi veramente abbiamo lavorato duro e ce lo meritiamo. È tanto fiducia perché facciamo le cose all'allenamento, è da questo che parte secondo me il lavoro, e arriva la partita per far bene. Senti titolare o no, perché devo fare lavoro all'allenamento, se non faccio il lavoro qualcuno può prendere il mio posto. Ho la soddisfazione? Sì, ho una soddisfazione, però aspetto ancora di più da me. No, porta bene, poi via. No, però siamo contenti, abbiamo fatto una gran partita, siamo andati a prenderli alti, abbiamo attaccati, non abbiamo fatto i giocare, siamo stati bravi a ripartire, abbiamo sbagliato poco, sicuramente potevamo fare forse qualche gol in più, però credo che abbiamo fatto una gran partita. No, fatica ne faccio, a voi ne faccio, però cerco di farla meno possibile. Però niente, siamo contenti, come ho detto prima, è una vittoria del gruppo, credo che ci voleva, perché tutto il gruppo lavora bene durante la settimana, si impegna, dà il massimo, e poi arrivare la domenica e raccogliere poco credo che non sia gratificante. E oggi a maggior ragione credo abbiamo messo sotto una grande squadra, e credo sia giusto così, il punteggio credo sia giusto. Ma sai, è normale che quando c'è serenità che parta dall'alto credo che si ripercuote sulla squadra, però come ho detto sempre, a me, io sono arrivato da un mese, in questo mese che sono arrivato io nessuno mai si è lamentato di qualsiasi cosa, quindi credo che il discorso di prima era un gruppo che si impegna, e poi non venire gratificati la domenica era quello il cruccio che avevamo. Oggi credo che abbia fatto, mi ripeto, una gran partita, però bisogna sempre gioire fino a oggi, domani, che abbiamo 2 giorni di riposo, e poi ripartire, perché altrimenti quello che abbiamo fatto svanisce nel nulla. Ma io, come tutto il gruppo, abbiamo sempre lavorato bene, mi diceva Tano, per cui ci serviva proprio una partita di questo genere in cui domini la partita, crei tante occasioni, fai tanti gol per credere ancora di più in quello che facciamo, per cui noi abbiamo lavorato tanto fino adesso, e purtroppo la vittoria è arrivata solo a questa giornata, e noi dobbiamo partire da martedì con ancora più convinti di quello che abbiamo fatto e di quello che faremo, perché abbiamo visto che se mettiamo in campo, oltre al nostro gioco, anche qualcosina in più a livello di, la chiamano, voglia di vincere, cattiveria, determinazione, poi per carità ti deve girare anche bene, possiamo fare risultato, almeno sicuramente la prestazione con chiunque, per cui mi aspetto un campionato
duro perché comunque non è mai facile affrontare certe squadre, però sono convinto che questa squadra, se continua su questa strada, può fare sicuramente bene e recuperare terreno. Ma io penso che tante volte abbiamo fatto buone prestazioni e ci mancano tanti punti, perché è un grande rammarico, perché sarebbe un campionato comunque parti con un'altra idea, no? Poi oggi sappiamo che loro hanno grandissimi giocatori, sicuramente quando vedi in panchina Biasi, Abate, entra Falconieri, hanno giocatori di altro livello, no? Però penso che l'abbiamo preparato bene, i ragazzi sono stati concentrati, poi un po' di rammarico magari che potevamo anche chiuderla prima, che abbiamo avuto 3-4 tu per tu con portiere, e là magari bisogna essere anche un po' più cinici per chiudere prima questo tipo di partite. No, nel senso, io ho fiducia, no, in squadra, ma noi abbiamo limiti, non è che non li abbiamo, però anche oggi tipo Marchiori prima della partita ha sentito qualcosa, non poteva giocare, poi Scalisse ha fatto terzo, ha fatto anche una grande partita, che lui non ha mai fatto terzo nella sua vita, e noi ci ha giocato molto bene, ma noi andiamo a affrontare, come dicevo, durante la settimana tutte le partite con idea di poter vincere, pareggiare o perdere. Se siamo così avremo più possibilità per vincere, poi non credo che ci sono squadre che sono talmente superiori che noi non possiamo competere. Oggi io penso che noi pian piano i giocatori crescono, non è che è tutto scontato, vuol dire che Blasé magari un mese fa poteva fare un po' peggio, o anche di Sant'Antonio, Said rispetto a un mese fa è un altro tipo di giocatore, vuol dire che giocatori con lavoro acquistano condizione, le idee migliorano, in poche parole. Poi sicuramente per noi è importante Caridi, perché è un giocatore che sa giocare calcio, nel senso, quando c'è da dare la dà, quando c'è da tenere la tiene, quando c'è da guadagnare qualcosa guadagna. Noi l'abbiamo preparata la partita con questi inserimenti, specialmente di Zanetti, che abbiamo lavorato durante la settimana, che sapevamo che loro quando ha palla Caridi difesa si ferma, gli inserimenti da dietro li possiamo fare male, e lui legge bene le situazioni, e a volte ti crea occasione lui, che ti danno sicuramente sicurezza che stai facendo bene. Bentornati a Piazza Pallone. Allora, il mister è stato abbastanza chiaro, insomma, continua a stare sulla sua tesi, tu mi hai detto, insomma, me l'hai anche confermato, una squadra che sta crescendo, i giovani stanno crescendo. Poi una puntualizzazione su Caridi, insomma, ha detto, è il calcio, cioè lui quando viene fuori, insomma, non ce n'è per nessuno, lo confermi anche te? Ma assolutamente sì, lo scopriamo oggi, penso, il talento di Caridi. Credo che sia un giocatore importante, soprattutto per questa squadra giovane, e si sta vedendo in campo. 34 anni, tanti dicevano che Caridi, insomma, in una categoria così e in una squadra magari così nuova, magari aveva delle difficoltà, invece tutt'altro, insomma. Ma non penso, Tano ha sempre fatto vita professionista, dunque non ha dei grossi problemi fisici, dunque può benissimo fare la sua parte. Si dice, leggenda fa, ma dai, facciamo 4 anni così finisce come Totti, esagerato oppure no? Chi lo dice? No, può tranquillamente farli, Tano. È possibile magari pensare che in confronto magari una ventina di anni fa l'età media di un calciatore si sia alzata? Lo chiedo a te, Piero. Ma no, anche prima, anche 20 anni fa c'erano dei giocatori che arrivavano fino a 36-37 anni. Adesso sicuramente l'aspetto fisico è molto importante rispetto a una volta. Adesso sono tutti dei grossi atleti, probabilmente riescono a dare qualcosina in più anche in età avanzata. Dico questo, Angelo, perché vedo anche nel campionato di Lega Pro ci sono tantissimi giocatori di una certa esperienza che vanno alla grande, insomma. Ma sì, sicuramente, poi soprattutto, come diceva il mister, se fai una vita da professionista serio, vita sana, credo che questo ti possa allungare la carriera di qualche anno. Quando vi viene fame, niente, si mangia solo verdura. No, uguale anche a me. Mangiare cose sane sicuramente, fra me. Identico, anch'io.
Non dire niente, Piero. Allora, andiamo a vedere i risultati dell'ultimo turno di campionato, come sempre spezzettati tra nelle varie giornate. Allora, il risultato più clamoroso è quello della Pro Patria. Vinceva 3-0 sul campo del Como, è andata a perdere 4-3. Poi vedete anche gli altri risultati: Albino Leffe e Ferral Pisalò 0-0, la vittoria ancora del Gian Erminio, che sta andando molto bene contro la Torres, prossimo avversario del Mantova, per 1-0. Questa vittoria è importantissima perché si diceva che il Monza avesse qualche difficoltà a livello economico, la società un po' in crisi, però ha reagito alla grande, quindi ha rispondere un po' alla domanda, è arrivato lo stipendio, il Mantova ha vinto, il Monza è in crisi, ha vinto a Venezia 1-0. Poi il Real Vicenza, che sta andando alla grande 2-1 sul campo del Lumezzane, l'ex squadra di Pierangelo Avanti, la Cremonese, 1-1 contro Alessandria, quando era in Serie A, lo sottolineiamo. Poi su Tirol Renate 1-2, Arezzo Pordenone 1-0, Novara Bassano 1-1 di questo Novara che fa fatica a decollare. Andiamo a vedere la classifica, eccolo qua, come sempre lo ricordiamo, in verde la squadra che sale direttamente in Serie B, il resto delle squadre in azzurro quelle che faranno i playoff, nel basso playout per quelle le squadre in giallo, in arancione, poi l'ultima che retrocede. Ancora da puntualizzare, in ogni caso su vanno 4 squadre, quindi le prime di ogni girone, poi ci sarà una sorta di playoff continuo per avere l'altra squadra che andrà in Serie B di tutti e 3 gironi. Invece per la retrocessione la penultima, la terzultima e la quartultima e la quintultima, da qua 2 squadre retrogeranno in Serie B, compresa l'ultima in classifica. Vedete la classifica del Mantova, è bastato poco alla fine per risollevarsi. Comunque, sempre lo dico tutte le volte, dovete mettere in conto il discorso della penalizzazione. Io ho richiesto anche in segreteria se magari c'è un escamotage, una sorta di scappatoia per cercare di togliere qualche punto. No, ho detto no, i meno 3 punti arriveranno prima o poi, quindi virtualmente il Mantova è a 3 punti in classifica. Ci sono altre squadre che saranno penalizzate, tra queste ci sarà la Pro Patria, poi insomma non penso che finirà qua, qualcosina magari salterà fuori successivamente. Guardando la classifica, Angelo, è sempre il discorso che facevo prima: Bassano, Real Vicenza, Arezzo sono una addirittura ripescata qualche settimana fa, 2 neopromosse, Real Vicenza e Bassano, insomma ancora sempre a dimostrare che le squadre neopromosse, se sono ben organizzate, poi primeggiano subito. Assolutamente sì, sono d'accordo, c'è una struttura anche societaria importante, credo che poi anche una categoria in più possa far bene, però credo che siamo ancora all'inizio e non penso che magari queste squadre che ora sono su possano rimanere fino alla fine. Angelo, delude un po' la Cremonese, tanti investimenti, poi quest'anno largo i giovani e un po' di difficoltà. Diceva giustamente, ma poi tu lavori all'interno di un settore giovanile, che una squadra che vuole fare di settore giovanile un po' ci deve nascere per avere dei risultati. Forse è troppo presto cambiare così rotta dai big a passare subito i giovani da un anno all'altro? È stata fatta una politica del genere, hanno preso un allenatore che è un mio ex compagno, che è Mario Montorfano, e che ha sempre lavorato con i giovani, ha sempre fatto bene, anche l'anno scorso con la Cremonese nella Beretti, che purtroppo ci ha eliminato noi nei playoff. Però io penso che alla lunga paghi questo, perché Cremona purtroppo, come noi, ha sempre avuto delle varie vicissitudini negli ultimi anni, così. Aveva trovato un po' di stabilità con Arvedi presidente, invece adesso in questo momento hanno scelto questa linea che secondo me la reputo giusta. Si festeggia con tutti i contenti il discorso della vittoria, però Pierangelo, la classifica del Mantova è ancora molto critica. Molto critica, però sono tutte lì, sono sicuramente, dobbiamo inanellare qualche risultato positivo di fila. Un po' di sfortuna probabilmente nelle prime partite ci avrebbe portato ad avere quei 9-10 punti senza contare la penalizzazione, che non dico che fossimo un po' più tranquilli, però insomma ci avrebbe dato una boccata d'ossigeno. Giusto il Bassano lì su? Oppure bisognerà aspettare, perché per me, un po', o perlomeno come dicono tutti, Alessandria, Venezia, Novara prima o poi salteranno fuori. Io credo che il Bassano abbia sicuramente una struttura importante, l'allenatore mi piace molto. Angelo? Pierangelo, scusa. Ma anch'io, secondo me, io penso che Como, Novara, Venezia prima o poi tireranno fuori qualcosa, perché hanno delle società alle spalle che possono permettersi anche a gennaio di riparare ad eventuali errori.
Allora andiamo a vedere il prossimo turno di campionato. In collaborazione con Caramanti Moto, concessionario Honda per Mantova e provincia. Quindi voliamo con, come vedete anche dalla nostra scenografia, col prossimo turno, come sempre, vedete, molto molto intricato, complesso, bisogna sempre aspettare molto prima di capire com'è il girone. Comunque, Monza-Como, bel match, venerdì sera alle 20.45, poi Bassano-Lumezzane sabato alle 15, Alessandra-Pordenone sabato alle 16, Pavia-Arezzo sabato alle 17. Poi Pro Patria Gian Erminio 12.30, quindi ancora con, se lo dico sempre, con l'agnolino in gola, orario subito dopo l'orario della Pennichella, che però è quello classico, scusate, io sono un romantico, per me il calcio si gioca la domenica alle 14.30 d'inverno e un'ora dopo d'estate. Vabbè, comunque, Pro Patria Gian Erminio domenica, no scusate, Renate Albino Leffe domenica 14.30, Venezia Novara domenica alle 14.30, il Mantova che andrà in Sardegna giocherà di domenica alle 14.30, poi Real Vicenza su Tirol, bella partita questa alle 16, poi Feralpi Salò Cremonese domenica alle ore 18. Angelo, il match più importante della giornata? Il nostro. Mantova Torres, non si discute. Assolutamente sì, dobbiamo prepararci bene questa settimana perché è una partita difficile, complicata, però abbiamo le nostre armi e dobbiamo fare un risultato importante anche lì. Piero, ti danno un biglietto, dici scegli la partita che vuoi vedere, dove vai? Monza-Como. Monza-Como, giusto, è una gran bella partita in effetti. Io ci metterei dentro anche, perché non, un bel Venezia-Novara, anche perché qui un po' la spacca, Angelo, oddio, sempre sì, che presto, due, però. Sono due squadre che comunque non stanno attraversando come noi magari un periodo felicissimo, hanno valori importanti però ancora non sono usciti fuori. Bene, chiudiamo con il prossimo turno. In collaborazione con Caramanti Moto, concessionario Honda per Mantova e provincia. Allora, quello che avete sentito dalle interviste, insomma, tu sei d'accordo con Juric in sostanza, insomma, a conferma di quello che dice? Certo. Ma sì, assolutamente sì, comunque credo che ci mancano diversi punti, non per colpa degli altri, per colpa nostra, però credo che possiamo migliorare ancora tanto e ce la metteremo tutto per farlo. Simpatica la dichiarazione di Saide che ha detto, insomma, anch'io se sono tifoso della mia squadra vedo che l'attaccante continua a sbagliare, lo insulto. Capisco benissimo quando io gli sbagliavo i gol che certe volte subivo delle critiche. È un discorso intelligente. Ma sicuramente, è stato molto simpatico. Certo che adesso speriamo che si sia sbloccato e non prenda più insulti ma applausi. Ok, allora direi di fare così, andiamo in pubblicità e poi ci vediamo per la parte finale di Piazza Pallone dopo. Bentornati a Piazza Pallone. Piero, sono bravi questi bambini? Sì, molto bravi. Allora, ricordiamo, siete gli esordienti classe 2004 che fate però campionato di livello professionistico in sostanza. Facciamo il campionato provinciale e poi facciamo dei test match alla domenica con delle squadre professionistiche. Tu sei già da tanti anni che sei a disposizione di questa generazione, cioè è un compito molto molto difficile. Perché ma molto divertente. È anche divertente, devi unire il divertimento ma devi fare crescere anche i ragazzi. Insomma, non è neanche facile, pur essendo divertente. Ma basta avere un po' la passione per questo gioco, che secondo me è il gioco più bello del mondo. Trasmettere a loro un po' di passione per questo e penso che dopo vada tutto di seguito. Da quando eri giovane te, giocavi a quell'età lì, è cambiato tutto? Ma no, dopo fondamentalmente sul campo le cose che si fanno sono sempre quelle, cambiano un po' i metodi, però il gioco del calcio è sempre quello. Ultima partita dicevi col Chievo, no? È finita 3-2. Hanno vinto loro 3-2, purtroppo però, insomma, ecco, sono stati bravi. Giocano ancora a? A 9. A 9, ecco, bisogna anche sottolinearlo, insomma. Ecco, lì forse è cambiato tanto. Quando gli esordienti tempo fa, il settore giovanile cominciava dai giovanissimi. Sì. Non c'erano tutte queste piccole categorie, si giocava in oratorio, così. Adesso invece si comincia già dai piccoli amici a giocare 6 contro 6, dunque dopo 7 contro 7, 9 contro 9, fino ad arrivare agli 11 contro 11. Sì, che poi è stata tolta la riforma circa fine degli anni 90, quella che insomma
mi ricordo qualche anno fa si dava il titolo provinciale, c'era la competizione sin dai più piccoli, sì, insomma. Sì, sì. Quindi è stata tolta in sostanza la competizione fino agli esordienti, non dai ci sono classifiche più. Tu la ritieni giusta come? Ma io penso sì, che essendo un gioco ludico anche bisogna pensare più al bello del gioco che alle classifiche. Ti vedo molto leader anche come sicurezza, farei l'allenatore un giorno. Hai voglia? Ma ancora non ho deciso, dai. Beh, ancora ne hai da giocare. C'ho ancora qualche anno davanti, poi vedremo. Ecco, nel tuo ruolo ti hanno anche domandato alla fine della partita, ti hanno messo al centro, è lì il tuo ruolo naturale? Sì. Ma di solito nella difesa a 4 che ho fatto vabbè, il centrale, invece nella difesa a 3 ho fatto sempre uno dei due interni. Questa è la prima volta che mi è capitato, però mi sono trovato abbastanza bene. Che hai detto che la prima volta che ti ha messo lì, ti hanno fatto fare 90 minuti, eri stanchissimo. Sì. A Renate? Sì, esatto. Sì, dopo hai dovuto fare dopo un sacco di metri. Sì. Poi nel calcio che vuole il mister, diciamo, i tuoi interni vuole che giochino la palla e quindi si suda, dai. Insomma, hai rotto il fiato, però, sì. Si può dire. Allora, bambini, tutto a posto? Sì. Adesso vi presentiamo, siete pronti? Sì. Allora, intanto vedete là dietro ci sono tutti i genitori, no? Che guardano, mi raccomando, non salutate i genitori. Allora, pronto, come ti chiami? Alessandro. Allora, Brancato. Passatevi poi il microfono, dai. Alessandro Brancato. Ruolo? Attaccante. Bravo. Alessandro Ghisi. Ruolo? Esterno destro. Esterno, vedi, ti chiama già esterno destro, tipo un'ala. Sì, esterno destro, bravo. Edoardo Marchesini, terzino sinistro. Bravo, terzino, vecchio stampo, bravo. Avratti Filippo, difensore destro. Destro, sono tutti destri, sinistro niente? Eddie Del Bar. Aspetta, vai. Eddie Del Bar, attaccante. Con la cresta, poi. Davide Bertasini, centrocampista. Poi. Marcello Bernardi, centrocampista. E tieni per? L'Inter. Filippo. Fai schifo, ha detto il bambino. C'ha ragione. C'ha ragione, dice il mister. Poi. Filippo Tosatto, difensore centrale. Sì. Alessandro Farè, terzino destro. Hola. Allora, beh, insomma, giustamente abbiamo cercato di fare il possibile per portare anche quelli che venivano da fuori, ma insomma c'è stato anche un po' di maltempo. Insomma. Sì. Allora, chi è che ha fatto gol l'ultima partita? Non c'è. Ha alzato il braccio, vorrei far gol. E come l'ha fatto il primo gol? Dai, lo commenti te. Com'è stato il primo gol del Mantova? Sabato? Davide ha fatto il lancio lungo. Davide ha fatto il lancio lungo. Dopo lui è scattato. È scattato? Perché è molto veloce lui. Perché è molto veloce? Vai. Dopo ha tirato. Ha tirato? E quindi? È fatto gol! Ovviamente, giustamente. Piero, ovviamente. Come Said. Come Said. Poi l'altro gol non lo raccontiamo? L'hai fatto te? No, stavamo per dire di sì, ne? È la stessa roba, guarda, è uno schemone. Uno schemone. Il calcio degli anni 90, lancio lo palalunga e pedalare. Chi tiene per l'Inter? Uno solo? Chi tiene per la Juve? Quanti juventini? Chi tiene? Due, no, basta un braccio solo, non due. Chi tiene per il Milan? Chi tiene per l'Avellino? Nessuno. E chi tiene per il Mantova? Ah, tu? Te no. Beh, mister, Due. Ah, perché è De Verona il bambino. Ah, ostia. Ah. Beh, giustamente, va bene. Fatevi un applauso, siete stati bravi. È tutto. Allora, la prossima partita la giocate contro? Contro chi giocano? Contro... E la Reggiana, tutti insieme, fatto una. Allora giocate contro Reggiana, Brescia e San Lazzaro tutti insieme, cioè no, giocate in quattro. Domenica in casa. E poi, ok, a posto. Bambini, silenzio, perché torniamo adesso che piace molto ai. Allora, 10 anni fa, come sempre, andiamo a vedere giornata per giornata. Andiamo a vedere quindi cosa faceva il Mantova proprio 10 anni fa a quest'ora. A dopo. Mantova della stagione è quello di domenica al Martelli. Caparbia, determinata e capace di impostare un bel gioco, la squadra virgiliana si è dovuta però accontentare dello 0-0 con il Grosseto. Vuoi per i meriti della difesa toscana, ma soprattutto per i troppi demeriti dell'arbitro Roland Herber di Messina, il vero protagonista negativo del match. Due rigori nettissimi per atterramento in area di Notari nel primo tempo e di Noselli nel secondo, insieme ad altri episodi molto dubbi, potevano far cambiare il risultato.
risultato della gara. Il primo al sedicesimo del primo tempo, quando Poggi riesce ad andare in gol di testa, ma la rete viene annullata per fuorigioco di Caridi. Al 22esimo Notari viene steso in area con la palla che gli rimane tra i piedi, a conferma che il difensore del Grosseto ha mirato alle gambe del capitano del Mantova e non al pallone. L'arbitro però ribalta la punizione. Un minuto più tardi un'azione strepitosa di Caridi viene conclusa da Volpe, che centra l'incrocio dei pali. Sugli sviluppi Toddea commette fallo e viene ammonito. Il Mantova continua a creare azioni pericolose e il primo tempo si chiude con una punizione al limite di Noselli, deviata in corner dal portiere toscano. Ci manca solo il gol e la squadra biancorossa nel secondo tempo torna in campo con la rabbia e la determinazione giusta per andare a caccia della rete. Al terzo minuto traversone di Caridi, Graziani trattenuto in area reclama il rigore, ma l'arbitro non concede, ammonisce invece il bomber per proteste. Ci prova poi due volte Toddea, rispettivamente al settimo e al sedicesimo, ma nella prima occasione viene anticipato al momento del tiro, nella seconda calcia sfiorando l'incrocio dei pali. E si arriva così al 28esimo con uno degli episodi più clamorosi. Un difensore del Grosseto stende platealmente Noselli in area, ma ancora una volta il direttore di gara lascia correre. Negli ultimi 20 minuti il ritmo cala, Bellodi continua a rimanere a riposo come nel resto della partita, a testimonianza di una difesa del Mantova sempre guardinga, ma anche di un attacco toscano rivelatosi meno temibile di quanto ci si attendeva. Nel finale ci prova un'ultima volta Graziani con una rovesciata, ma l'arbitro gli fisca un fallo per gioco pericoloso. Finisce così a reti inviolate una partita che ha avuto davvero il sapore della beffa per i troppi errori arbitrali, ma in cui il Mantova davvero ha avuto poche colpe. Tecnico e dirigenti si dichiarano soddisfatti, anche se è arrivato un punto solo. La società però ha annunciato una protesta in Lega per l'arbitro Herbert. Riconosciuto qualcuno? Beh, a parte Caridi, c'è la Benevelli, visto come era elegante, poi... Bomber, ancora che lo vedo tutti i giorni lì al campo, Graziani. Beh, Graziani, poi porte, visto c'era anche Bellodi. Sì, sì, Bellodi. Sono ancora un po' tutti lì, eh. Anche Lanzara c'era in... C'era anche Lanzara, esatto. Esatto, sì, sì. Ha giocato un po' di anni fa con me. Ah, davvero? Dove? Sì, a Salerno. A Salerno. Ma te lo ricordi quel Mantova lì quando era in Serie B, sì? Ma sì, sì, qualcuno sì, qualcuno sì. Insomma... Piero qua, beh, 10 anni fa, sì. Tra l'altro bisogna dire che quello fu un campionato trionfale, perché proprio era esattamente alla stessa maniera del Mantova di adesso, cioè stessa categoria. Fa effetto vedere però Caridi, insomma, giocare allora, giocare oggi, sembra che il tempo non sia passato, però grande squadra quella. Eh sì, grande individualità, specialmente davanti con Noselli, Poggi, Ciccio, insomma, grande qualità. Qua hanno fatto subito col cenno, no, quando io ho detto, ma insomma, magari provare Noselli. Io forse qualcosina, anche se gli anni passano. Sì. Perlomeno dire, non so, magari facciamolo provare un po' e poi vediamo, ecco. Forse si poteva fare così, ecco, invece che decidere proprio subito. Anch'io sono convinto, perché Noselli ha delle grosse qualità. Sì, sì. Poi l'ha detto anche l'allenatore, fa, questi giocatori, parlando poi di Caridi, sono un po' il calcio, chi c'ha un po' la tecnica individuale. Insomma, dà una grossa mano alla squadra. Insomma. Ma assolutamente sì. Allora, siamo alla fine. Allora, niente, io come sempre vi ricordo, dopo Piazza Pallone ci sarà l'intera partita Mantova-Pavia che vedrete. Poi noi ovviamente ritorneremo lunedì prossimo con Piazza Pallone. Non perdetevi l'appuntamento importante di domani con Calcio Mania, con Matteo Bursi, che parlerà di tutto il calcio dalla Serie D fino alla terza categoria, andando poi addirittura al settore giovanile fino ai giovanissimi, con tanti ospiti in studio. Poi non perdetevi l'appuntamento con il basket subito dopo con Andrea Giangiulio. Insomma, come sempre, tanto sport a Telemantova, come sempre tutti i TG Sport tutti i giorni, insomma, stiamo dando il massimo per farvi contenti. Allora vi lasciamo, intanto li presentiamo, ringraziamo Angelo Siniscalchi, grazie di essere venuto buonasera. Qua in bocca al lupo, grazie. Per Angelo Avanzi, grazie. Grazie, fatevi un applauso, anche i genitori dietro ce li sentiamo. Vedi. Allora vi lasciamo come abbiamo così commentato in presa diretta il sottoscritto e i gol del Mantova, e noi ci vediamo la settimana prossima. Ciao.
mano di questo calcio di punizione, la palla è dentro, il gol del Mantova! Ha segnato Paro! La sorpresa di Paro! Che ti mette la palla nell'angolo! 1-0 in favore dei biancorossi! Allora al limite Scalisi, ancora altro cross, la palla per Carini, è un gol stupendo!